Nel nostro magazine dedicato all'economia ci occupiamo di una partnership tra Meran Arena e azienda energetica che consegnerà risultati assolutamente positivi. Vediamo. L'energia fonte di risparmio è questo l'obiettivo che in tempi di crisi si è prefissata la Meran Arena e che ha concretizzato con la collaborazione di azienda energetica. Si tratta dell'installazione di un cogeneratore a gas all'interno delle strutture di Meran Arena che permetterà di acquistare e quindi acquisire energia elettrica risparmiando considerevolmente sulle componenti di trasporto e di rete. Per Meran Arena il problema dei costi appunto per l'energia elettrica e per il calore è un problema fondamentale che viene a incidere pesantemente sui bilanci, con rischio ogni anno di andare in passivo sul bilancio. Ed ecco che qui, da quando si è insediato il CDA da me presieduto, da subito ci siamo attivati per affrontare, diciamo, con determinazione questa cosa e penso che in tempi brevi siamo riusciti appunto a trovare una soluzione molto importante che può dare respiro nei bilanci, diciamo, dei futuri anni per poter garantire, diciamo, che le tariffe per le utenze possano rimanere grosso modo invariate. I prezzi non sono prezzi di mercato quelli che vengono applicati perché si tratta di strutture del comune di Merano, e quindi questi prezzi vogliamo e dobbiamo cercare di riuscirli a mantenere a parità di qualità di servizio. Sono indubbiamente numerosi i vantaggi di questa partnership, tra cui il beneficio della ristrutturazione della centrale termica e dell'ottimizzazione del sistema di gestione del calore. Questo nuovo contratto di fatto porta Azienda Energetica e Meran Arena a collaborare per installare un impianto di cogenerazione all'interno della struttura del Palazzo del Ghiaccio e quindi andando a sostituire il vecchio impianto per far sì che questo nuovo impianto produca contemporaneamente il fabbisogno di Meran Arena per l'energia termica, per scaldare la piscina e l'energia elettrica che serve sia alla piscina ma soprattutto al Palazzo del Ghiaccio per fare il ghiaccio. E dall'economia passiamo allo sport, prima un breve break. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Speck Alto Adige affettato Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Calcio d'estate in evidenza all'interno della nostra pagina sportiva. Brunico per i ritiri estivi. Sono attesi Torino, Sparta Praga e Rubi Kazan. I primi ad arrivare in Valpusteria dal 29 giugno all'8 luglio saranno i campioni della Repubblica Ceca che domenica 6 luglio giocheranno un'amichevole contro la Dinamo Mosca dal 16 al 30 luglio. Sarà la volta del Torino che il 24 incontrerà sempre in amichevole il Rubin. I russi saranno a Brunico dal 17 al 31 luglio. Dopo il successo dell'anno scorso, sabato e domenica a Vipiteno si è svolta la prima tappa targata 2014 della Raiffeisen Beach Cup Volley. Non poteva mancare anche quest'anno il torneo della Raiffeisen Beach Volley Cup. Dopo il successo della passata edizione, sabato scorso si è disputata a Vipiteno la prima tappa che ha visto la vittoria della nota coppia formata da Markus Siebenfurcher e Hannes Lang, che nella finale della categoria amatori ha battuto la coppia composta da Armin Zanlucchi e Ivan Vangelista. Sul gradino più basso del podio si sono posizionati Matthias Taser e Thomas Reiter. Spettacolo ed emozioni non sono mancati nemmeno domenica, dove protagonisti sono stati i giovani dell'Under 16. Ottima la prestazione di Hellemund e Windisch che hanno battuto in finale il duo Vlasak-Brunetti. In campo femminile si sono distinte Bonafini e Tonna. Sabato e domenica è in programma la seconda tappa a Tirolo. In azione ci saranno anche gli atleti della categoria Open, senza dimenticare gli Under 14 e 18. Noi abbiamo prima di tre tappe amatoriali, tre tappe Open e poi anche le tappe giovanili, che sono sempre domenica delle tappe open e amatoriali. Sì, proprio Vipiteno fanno un buon lavoro, merita di essere qui, fare la prima tappa, l'inizio della Beach Cup 2. Bella location, è bellissima qua nell'Alto Adige, direi. Anche dal sud vengono qua, da noi, stanno
stanno qua 2-3 giorni, vanno in montagna e poi sabato giocano beach volley. Come sempre dopo lo sport andiamo a vedere assieme con l'aiuto della regia le previsioni del tempo. La webcam che vedete è quella di Appiano sulla strada del vino. A sud della provincia la mattinata è stata nuvolosa e si sono verificati i primi rovesci. Verso nord il tempo è stato almeno in parte soleggiato, questa sera la tendenza a rovesci invece sarà marcata su tutto il territorio. Nella notte ci sarà un miglioramento, le precipitazioni diminuiranno progressivamente e la nuvolosità si diraderà. Giovedì mattina sarà soleggiato, verso mezzogiorno inizieranno a formarsi i primi cumuli. Nel pomeriggio il tempo si manterrà soleggiato, tuttavia le nubi cumuliformi si ingrosseranno e si faranno numerose. Qualche rovescio temporale locale sarà possibile. Durante la notte soffierà temporaneamente il fen, domani esso si indebolirà di nuovo rapidamente anche nell'alta Val d'Isarco e nell'alta Val Venosta. Per il resto i venti saranno solo deboli e locali, in montagna soffierà un debole vento da ovest-sud-ovest. Venerdì il tempo sarà caratterizzato da cieli variabilmente nuvolosi, alcuni intervalli di sole e rovesci temporaleschi. Sarà caldo, afoso, con temperature fino a 25 gradi. Sabato la nuvolosità aumenterà nel corso della mattinata e nel pomeriggio si verificheranno rovesci e temporali sparsi. Domenica il cielo si manterrà coperto e le piogge saranno intermittenti e a tratti intense. Lunedì ci sarà un miglioramento, grazie al vento da nord la mattinata sarà soleggiata, durante il pomeriggio si formeranno nubi cumuliformi che provocheranno un aumento della tendenza a rovesci, anche per martedì è previsto un decorso meteorologico analogo. Giovedì il sole sorgerà alle 5:23 minuti e tramonterà alle 21:11, la luna si trova nella sua fase calante e sarà visibile prevalentemente di giorno. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it e ancora il portale web www.goinfo.it dove potrete trovare news sempre aggiornate. A seguire andranno in onda gli appuntamenti del VAS Van Vo, in regia ha curato la parte tecnica Paolo Goldin. Vi ricordo inoltre che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6:40 con la rassegna stampa curata come sempre da Matteo Donagrandi. È veramente tutto, vi ringrazio come sempre della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 26 giugno musica Ensemble Quadro Nuovo, Museo Storico Culturale Casteltirolo, ore 20:30. Musica concerto della banda musicale Centro Paese Vanga, ore 20:30. Letteratura palco letterario live Piazza Comunale Brunico, ore 18. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana. Pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano.